Arrivo. Ciao Luca. Ciao ragazzi. Scusi il ritardo, ma in centro non si trova mai il parcheggio. Come stai? Sì, tutto bene. Sì, tranquilli. Tanto siete i primi ad essere arrivati. C'è una nuova serie che ti farà impazzire, è tutta una cosa sulle favole, tipo una lettura moderna. Ho iniziato una puntata sul soldatino di piombo di Andersen, che è veramente... Scusate, vado ad aprire. Sì, vai, intanto io accendo, Il telecomando è quello bianco, vero? Sì, esatto. Tieni. Ciao Luca. Scusaci tanto, siamo in ritardo, ma degli amici non riuscivano a smettere di parlare durante l'aperitivo. Guarda che lei sta con me. Ma guarda che io... Beh dai, sto scherzando, è fatta una risata. Oh, Marco! Ah, Marco, sì. Sabato prossimo andrò alla Benny e siete prenotati, Ho trovato un posto che è incredibile, ci spacchiamo di pesce. Non mi dica che hai trovato un tavolo. Sì, alla fine ce l'ho fatta, non è stato facilissimo, però... Ma come diavolo fai? Ti ho appena detto, dove andiamo? Luca, tu sabato prossimo ci sei? Sì, non dovrei avere problemi. Ok, allora gioco un posto in più. Ce l'ho. Quel film dove c'è la verità. No, dai, l'abbiamo visto 50 volte. È sempre quello. È da un po' che ho un'immagine strana nella testa. Io che guardo la vita da fuori, come se non la vivessi io, come se la guardassi in televisione. Chissà che vista deve essere tutta questa gente. Tutti i soldatini in prima linea. E io, fra di loro. Luca, ma mi ascolti? Dai, diglielo anche tu che quel film non si guarda. Non è così male che sei... Marco è un buon amico. Sono contento perché ha una fidanzata con cui si trova bene. Adesso lavora molto e non ci vediamo più come una volta. Un vero soldato. Sono orgoglioso di lui. Potremmo guardare qualcosa di romantico per una volta. Dai, tipo... Sofia è delicata come una carta. Fin da bambina non fa altro che parlare di danza. Ho una specie di cotta per lei. E starei ora a guardarla. Devo aver guardato troppo, perché da un po' ha iniziato a ballare per qualcun altro. Romantica, romantica. Ieri sera non eri così, però. Dai, smettila, ma c'è. Un diavolo. Uno strano giocattolo a molla che deve aver caricato per tutta la vita, finché non è uscito dalla scatola tutto d'un tratto. Una gran bella sorpresa. Sì, però ragazzi, non possiamo passare un'ennesima serata a scegliere cosa guardare, dai. Se me ne andassi, scomparissi ora, all'improvviso, che cosa succederebbe? Questa scena come proseguirebbe? Scommetto che non cambierebbe nulla. Tutti continuerebbero a parlare proprio come stanno facendo ora. Con un soldato senza una gamba. La prima linea la guardo seduto. Mentre mi alleno. A scaldare il divano. Tu, Luca, cosa vuoi guardare? Per me va bene tutto. Ti sopporto le persone che danno queste risposte del cazzo proprio. Vado a prendere una birra. Me ne porto una anche a me. Sì, portala anche una a me. Anche distante siamo anime gemelle. Nel contagio atomico io vedo la tua pelle. Il piombo chiude la tua vita da ribelle. Fuori dal raggio delle nostre particelle. Strato su strato, proprio come mattonelle. Aumenta il peso che ti grava sulle spalle. Sulle promesse che mi hai fatto anche fasulle. Ho riempito il vuoto con la polvere di stelle. Ci rincorrere, siamo nati per vagare su queste rotaie, proprio come in alto mare. Se solo io sapessi che cosa vuoi sentire, io darei il mio sangue per riuscirti ad afferrare. Invece questo peso non fa che aumentare, ogni mia parola non fa che farmi male. Se ci fosse una via per provare a capire, ma ho solo questo piombo che mi ottura le vene.
È da un po' che ho un'immagine nella testa. Io che guardo la vita da fuori, come se non la vivessi io. Come se fosse un'immensa mappa di rotaie, di possibilità e di scelte. Vista d'insieme deve essere bellissima. Vista da fuori deve essere il miracolo più stupefacente del mondo. Avrei voluto guardarla dall'alto, ma dentro è lì che si avverte il peso, sulle spalle, giù, ancora, a perdere, come piombo.